Buonasera, Conse Group Live. Qui questa sera abbiamo l'onore di presentarvi la dottoressa Marcella Saponaro. Marcella, buonasera. Buonasera a tutti. Di che cosa si occupa? Io sono laureata in medicina, sono medico e sono specializzata in ginecologia, medicina psicosomatica, agopuntura, fitoterapia, quindi mi occupo anche di terapia con le piante e poi anche floriterapia di Bach, insomma, varie tecniche di medicina naturale nel campo ginecologico. Bellissima questa cosa, sono poche le persone che si occupano nella medicina naturale, ma io avrei qualche domanda da farle, soprattutto visto che lei dice di lavorare con i prodotti naturali, sicuramente userà oli essenziali, che cosa le servono, insomma, dov'è la mira esatta della cura nella paziente? I Quali sono i benefici? rimedi? I rimedi di medicina naturale sono tanti, poi naturalmente ogni terapeuta sceglie quello con cui si trova più a suo agio, no? Io personalmente utilizzo moltissimo le piante perché la natura è estremamente generosa col mondo femminile. Infatti è davvero un peccato che ci siano pochi ginecologi che si occupino di medicina naturale perché davvero le piante a disposizione per i vari disturbi ginecologici sono tantissime, veramente, anche piante fitoormonali, piante che regolarizzano il ciclo mestruale, quindi veramente un mondo da scoprire. Poi però utilizzo anche, visto che sono specialista in medicina psicosomatica, quindi mi interessa molto l'approccio olistico, psicosomatico della paziente. Mi occupo anche di oli essenziali, che hanno anche un'azione psicologica, come vedremo, e fluiderapia di Bach, quindi rimedi del dottor Certo. Bach, ma anche nutripuntura, che sono dei rimedi a base di oligoelementi che lavorano sulla memoria cellulare dei traumi, quindi anche qui c'è un lavoro veramente molto, molto interessante. Poi, anche come dicevo prima, l'agopuntura e perché no, anche un approccio psicosomatico ai disturbi, perché come vedremo ogni malattia è un messaggio che il corpo dà Sì, quello alle... sicuramente. Può farci qualche esempio per le donne che stanno in ascolto in modo di avere anche un campanellino d'allarme nel momento in cui accade qualcosa nel proprio corpo, visto che. Hai detto proprio bene, un campanello d'allarme, perché non approfittare di questo messaggio che la malattia cerca di dare. E quindi una richiesta, un po' una richiesta, no? Allora non riconoscere questa richiesta, non capire cosa c'è dietro una malattia o un disturbo è veramente un'occasione perduta perché il corpo parla e quindi è importante che noi lo ascoltiamo e chiaramente Esatto. anche il medico che si ritrova davanti a un disturbo. Beh, la medicina psicosomatica ha studiato molto bene il campo femminile e oramai adesso anche la medicina ufficiale si occupa di quello che chiama l'asse l'apnei, cioè l'asse psiconeuroimmunologico, cioè praticamente il sistema nervoso è in rapporto con il corpo e comunica, quindi traumi, conflitti, episodi, insomma, vissuti, no? Che possono colpire in qualche modo la donna e in qualche modo poi somatizzano a livello fisico. E quindi è importante capire questo meccanismo, è importante capire soprattutto il messaggio che c'è e si possono fare tanti esempi su questo. A parte, come dire, è clinica di tutti i giorni vedere, che so, una donna dopo un lutto, dopo una perdita, una separazione, un trauma di qualunque tipo, magari, che ne so, avere una menorrea, cioè una mancanza di mestruazioni, oppure una menopausa precoce, o soffrire di disturbi, per esempio, emorragie uterine, no? Proprio perché nella donna questo collegamento è veramente strettissimo e quindi è sempre importante ogni volta capire che cosa è accaduto, oltre che naturalmente curare anche quello che c'è, perché insomma, Certo. comunque sono un medico e quindi è chiaro devo aiutare anche il disturbo stesso. Beh, ci possono fare molti esempi, per esempio, ecco, quando si dice che l'utero perde qualcosa, solitamente
la donna ha perduto qualcuno. Ecco, per esempio, una cosa che si può osservare molto dopo episodi metrorragici, solitamente dietro, ecco, ci sono stati dei lutti, delle perdite affettive, delle perdite, insomma, anche sentimentali, molto, molto dolorose. Oppure, una cosa molto interessante, c'è stato tutto uno studio psicosomatico in ginecologia e sono stati visti due conflitti fondamentali vissuti dalle donne. E appunto, il primo è quello della separazione di cui parlavo prima, e l'altro è il conflitto del nido, cioè non poter proteggere i propri cari, le persone che si amano. Per una donna questo è molto importante, è un po' come la chioccia, no? Che non ha Sì, la donna è quella che crea comunque la vita e di conseguenza nel momento in cui viene a mancare qualcosa o qualcuno di importante, sicuramente il corpo ne corrisponde, soprattutto in alcuni casi, visto che lei, da quel che ho capito, studia anche problemi psicologici, oltre che... per esempio, si è visto tutte le patologie, le somatizzazioni mammarie, ad esempio, dipendono molto dal conflitto del nido, no? Non poter proteggere. Io ho avuto, ad esempio, una mia paziente che, dopo aver scoperto che il figlio era un tossicodipendente, quindi grossi problemi anche oltretutto di salute, eccetera, subito dopo lei ha avuto una somatizzazione molto grave al seno sinistro. Addirittura c'è uno studio che indica anche la lateralità degli organi, per cui il seno sinistro è più legato a rapporti con genitori o figli, e il seno destro è più legato al partner, a fratelli o comunque insomma ad amici, persone come dire della stessa età, no? Ma al di là di questo, proprio la somatizzazione mammaria è spesso legata a conflitti del nido, appunto come ti dicevo prima. Quindi è come se in qualche modo la vita della donna, anche se pensiamo alla gravidanza, no? La gravidanza cos'è? Cioè accogliere una vita e poi vederla nascere, quindi vederla allontanarsi. Chiaramente ci sono varie separazioni, c'è cioè poi l'allattamento, dopo l'allattamento il bimbo cresce, poi insomma cioè inizia la scuola, insomma è come se la donna in qualche modo vivesse diverse fasi di separazione, anche se sono fisiologiche. Però non tutte vengono vissute nel modo giusto e quindi è come se in qualche modo proprio il destino, un po' il karma della vita femminile sia quello di farsi un po' attraversare da tutti questi avvenimenti e accettare che queste cose in qualche modo si allontanino, anche perché questa è la vita, no? E un po' ecco, quindi questo sempre gioco continuo con i cambiamenti, perché nella vita delle donne di cambiamenti ce ne sono tantissimi, pensiamo alle prime mestruazioni, pensiamo alla gravidanza, pensiamo alla menopausa, anche quello è un grossissimo cambiamento ormonale ma anche fisico, e quindi è come se continuamente la donna dovesse in qualche modo abituarsi, no? A questo distacco, a questi distacchi anche fisiologici e a questi cambiamenti continui. Ecco, se la donna capisce il senso di tutto questo, probabilmente si ammala di meno o comunque somatizza molto meno a livello fisiologico, insomma, è un po' quello che Quindi succede in giro. anche la scelta del fatto di lavorare sui prodotti naturali è dovuta a tutti gli studi che lei ha avuto come esperienza ovviamente personale di tutte le pazienti che lei tuttora oggi visita e di conseguenza l'ha appassionata questa cosa, ha visto dei benefici sicuramente Molti rispetto... Devo dire, io sono stata la prima paziente perché ho conosciuto l'agopuntura, ai primi anni di università avevo un problema che nessuno riusciva a curare, addirittura volevano operarmi. Un problema tra l'altro banale perché avevo senso di così, nausea, problemi gastrici, no? Eccetera, e non riuscivo a mangiare, insomma, anche lì ho avuto questo approccio molto problematico con la medicina ufficiale, mi sono resa conto che c'erano delle cose che mancavano, no, nell'approccio allopatico, e ho scoperto l'agopuntura, che è stata l'unica tecnica che in pochissime sedute mi ha risolto un problema che io avevo da mesi. E
E lì insomma mi sono un po' incuriosita e poi chiaramente uno inizia un percorso che poi non finisce mai perché è una scoperta continua, poi si rende conto che dietro ai disturbi appunto c'è tutto il discorso psicosomatico, poi mi sono resa conto che potevo utilizzare in alternativa dei rimedi naturali e quindi avere molti meno effetti collaterali. Perché no? Perché non usare? Io no, non sono contro i farmaci, però se in alternativa ho delle possibilità naturali, insomma, preferisco Preferisco. utilizzare quelli naturali, che oltretutto hanno una grande efficacia. Ci No, anch'io sono. sono di questo parere, eh. Io amo molto la medicina naturale, non amo la medicina vera e propria, tant'è vero che quando ho qualche disturbo difficilmente prendo un medicinale, ma da sempre questo. Sì, beh, poi è E vorrei chiaro. ritornare. Uno lo fa, però insomma, se c'è un'alternativa, perché non Esatto, utilizzarla? esatto. Esatto. No, volevo ritornare al discorso psicologico. Io ho avuto 2 anni fa dei problemi con una persona che non andavo assolutamente d'accordo e il corpo ha cominciato a darmi dei segnali. E da sola ho scoperto, facendo delle risonanze, di avere delle problematiche. Da quando mi sono sciolta con questa persona, che non sto qui certo ovviamente a dire il nome, ma era una donna che ci lavoravo assieme, io ho cominciato a star meglio, nel senso non ho avuto più nessun disturbo. E sono convinta di questa cosa, perché quando ti prende a livello psicologico, soprattutto se è una persona molto sensibile, ha tanta voglia di fare determinate cose nella vita e viene frenata soprattutto, e parliamo anche di energia qui, quindi di conseguenza cose sempre naturali, mi è accaduto un disastro. Per fortuna ne sono uscita fuori facendo una scelta e sono molto felice di questo. E sono contenta di averla conosciuta, l'ammiro tantissimo e per questo ho avuto questa richiesta di poterla intervistare perché mi sono un pochino appassionata di lei. So che ha scritto anche dei libri e vorrei che lei ne parlasse e soprattutto anche dove le persone possono trovare questi libri, in quale canale, se ha un canale oppure in libreria. Io ho scritto due libri, uno appunto proprio sulla floriterapia in ginecologia, floriterapia, quindi sulle donne. Ho approfittato della descrizione dei fiori, perché i fiori di Bach sono dei rimedi a base di fiori che ognuno di questi agisce su un'emozione, no? E quindi anche sulla sua somatizzazione. Ma ho approfittato della descrizione di questi rimedi per parlare in realtà di. I rimedi sono 38 e qui ho parlato dei 38 tipi di donne, no? E questo è molto anche potente, se vogliamo, perché descrivo la donna, ogni tipologia femminile, come si presenta, come ti saluta, come somatizza anche in base alla propria. Perché è ovvio, nella vita, diciamo, i problemi ci sono sempre. Tu parlavi, no, di quelli che tu hai vissuto, poi bisogna sempre vedere come noi reagiamo, no? Come noi li viviamo, perché. Non tutte le donne che vivono un lutto si ammalano e ovviamente bisogna vedere poi come si reagisce. La medicina naturale può aiutare anche in questo, no? Cioè ad aiutare proprio il nostro carattere, il nostro modo di vivere la vita, cercando appunto di farci attraversare da questi avvenimenti, ma senza ammalarci, no? E quindi anche in questo senso può essere un'ottima prevenzione. Poi, quando invece il problema c'è e comunque noi stiamo male e abbiamo bisogno di essere aiutati, allora possiamo utilizzare vari rimedi. Quali sono questi rimedi? Sono veramente tanti. In ginecologia, come dicevo prima, si possono usare molto le piante, sia per regolarizzare il flusso mestruale, sia per combattere mestruazioni troppo abbondanti o troppo dolorose o scarse e così via. Abbiamo addirittura piante fito-ormonali, questo è importantissimo in menopausa, perché possiamo dare quello che manca alle donne in menopausa utilizzando non ormoni, insomma, che possono essere dannosi, ma piante fito-ormonali che hanno un effetto veramente fantastico nella cura delle caldane, cura di sindromi menopausali, eccetera, eccetera. Quindi un ampio piano di azione. Poi
abbiamo rimedi che possono agire a livello psicologico, che sono appunto i rimedi di Bach, su cui ho scritto questo libro, Floriterapia al femminile, edito dalle edizioni tecniche nuove. E poi ho scritto un altro libro, e questa, su un'altra tecnica che utilizzo nel mio lavoro, che è quella delle microdosi, una tecnica che poco conosciuta ma veramente molto preziosa, perché noi possiamo diluire qualunque tipo di principio attivo in modo quasi omeopatico, non è proprio omeopatico ma in dosi veramente molto piccole, e ottenere un rimedio che ha lo stesso effetto del rimedio diluito ma senza quelli collaterali. Per esempio, perfetto, possiamo usare un farmaco, no? Per esempio, che ne so, la donna ha una vaginite e io in base all'antibiogramma devo dargli, come dire, un antibiotico, per esempio, no? Proprio scelto in base all'antibiogramma, io posso utilizzare l'antibiotico in microdose e curare la donna, quindi secondo quello che il tampone vaginale consiglia, però senza avere gli effetti collaterali dell'antibiotico. Questa è una soluzione veramente fantastica, no? Oppure, ad esempio, sempre parlando di microdosi, posso utilizzare gli oli essenziali. Gli oli essenziali hanno degli effetti meravigliosi, possono essere antivirali, antibiotici, possono agire su tantissime malattie, ma possono anche avere un effetto psicologico. Ci sono degli oli essenziali antidepressivi, oli essenziali ansiolitici. Solo che l'olio essenziale ha un problema, pur essendo naturale, utilizzato per via orale, può essere troppo forte, troppo, anche tossico addirittura. E grazie a questa tecnica, sempre delle microdosi, una tecnica che ho imparato in America Latina, dove vado spesso ad insegnare, insomma, in America Latina ci sono veramente tantissime tecniche, una di queste è veramente preziosissima, quella delle microdosi, si possono preparare dei rimedi semplicissimi, delle boccettine da 30 ml, e dentro ci si mettono, si mette una soluzione idroalcolica e poi delle gocce di olio essenziale, ovviamente oli essenziali biologici, purissimi, di grandissima qualità. Un esempio importante, per esempio, l'olio essenziale di melissa, che è un ansiolitico meraviglioso, oppure al contrario un olio essenziale di verbena al 100%, che ha un effetto antidepressivo molto, molto buono, schiarisce la mente, migliora la lucidità, migliora anche l'umore. O il basilico, proprio quello che noi conosciamo anche in cucina, sì, però l'olio essenziale è molto più potente, che ha un effetto sulla serotonina, quindi migliora la produzione di serotonina, effetto ottimo sullo stato dell'umore. Oppure in questo periodo così difficile, anche dal punto di vista immunitario, ho utilizzato le microdosi di timo o di origano, che sono dei potentissimi antivirali, quindi anche usati in prevenzione. Insomma, quindi, diciamo, le possibilità sono tante. C'è un mondo dietro. Una domanda mi viene da farle. Con il problema che abbiamo avuto quest'anno del Covid, le donne hanno avuto problemi maggiori per quanto riguarda, ecco, nel suo settore? No, in realtà le donne e i bambini sono stati meno colpiti, e poi si è visto anche perché è una questione legata proprio alla biochimica femminile, per cui gli uomini purtroppo, insomma, sono stati quelli un po' più colpiti, soprattutto uomini di una certa età e con delle patologie pregresse, come problemi metabolici, diabete, ipertensione, problemi cardiaci. Sì, sì. No, io mi riferivo... Per quanto riguarda i pazienti... Dimmi pure, Emanuela. Per quanto riguarda il fatto che dietro a tutto questa, diciamo, questi studi medici c'è il fattore psicologico, quindi sì. La mia domanda era una curiosità, magari molte donne per via di questa situazione, siccome sì, è accaduto anche nel mio salone, insomma, io faccio la parrucchiera, ci sono persone che hanno strettamente paura, quindi di prendere tutte le precauzioni. Sì.
Ma io ho visto anche, insomma, un po' di danni a livello psicologico, tante persone non escono, preferiscono che gli vai a casa, che prendi tutte le precauzioni e via discorrendo. Quindi magari pensavo che anche nella ginecologia qualche donna ha subito un qualcosa, un cambiamento, visto che parlavamo. L'aspetto psicologico, l'aspetto diciamo ginecologico è relativo in questo senso perché qui si parla più di stato immunitario, anche se le conseguenze sulla vita affettiva, ginecologica, perché no, anche sessuale, insomma, sono state importanti perché tutto quello che è accaduto punta molto su, come dicono, si dice appunto il distanziamento, no? Sociale, per cui la gente ha paura del contagio. Ecco, ovviamente la tipologia caratteriale che ha sofferto di più, che soffre di più di questa situazione è quella che nella fluiderapia viene chiamata crabapple oppure rock water, cioè sono le donne che sono molto, molto precise, molto controllate, che devono sempre controllare tutto e quindi chiaramente hanno paura, no? Perché questo virus Esatto. non si vede, non si tocca, non si può. E quindi una persona che ha paura sempre, ecco, di essere assalita in qualche modo, no? Da questa. Ma peccato che proprio questo tipo di paura in realtà abbassa molto lo stato immunitario e quindi può renderci molto più vulnerabili perché lo stress aumenta il cortisolo e il cortisolo è un ormone che, come il cortisone, abbassa molto lo stato immunitario. Certo. È molto importante seguire le norme, essere prudenti, ovviamente, proteggersi, però anche avere un atteggiamento comunque sereno rispetto a questa cosa e Positivo, credere certo. quelle che sono le nostre forze anche di difesa, no? Io con tutte le mie pazienti, con tutte le mie donne, abbiamo parlato molto di questo. Naturalmente abbiamo utilizzato rimedi naturali che aumentassero lo stato immunitario, perché bisogna anche prevenire, come dicevo prima, no? E quindi microdosi di timo, microdosi di origano, prendere 1 grammo almeno di vitamina C, prendere la vitamina D, che poi abbiamo visto proprio attraverso degli studi di virologia, sono proprio due vitamine importantissime nella difesa antivirale, no? Quindi, insomma, utilizzando anche l'echinacea, insomma, tutte quelle sostanze che. E bisogna dire che veramente, insomma, per fortuna è andato tutto bene, non ci sono stati casi di contagio, ma almeno nelle persone che io conosco, nelle persone che ho intorno a me. Naturalmente, le persone più anziane, persone più malate, chiaramente hanno dovuto utilizzare molte più precauzioni, a volte anche un Certo. isolamento precauzionale, eccetera. Ecco, però per le donne che stanno bene o per insomma, tutte le persone che stanno bene è importante. Io anch'io l'ho fatto, no? Io lo faccio sempre, insomma, curo molto il mio stato immunitario. E rispondendo alla tua domanda, l'aspetto psicologico è proprio questo, cioè di non farsi prendere dalla paura, perché la paura non ci difende da nulla, ma è la saggezza, è la fiducia, è la prudenza e sono tutte queste norme comportamentali che ci aiutano veramente a stare in salute. Ecco, quindi a volte bisogna vedere meno telegiornali e fare più Ne sono prevenzione. convinta. No, non perché le precauzioni non siano, però è importante, insomma, agire positivamente, ecco, rispetto a questa cosa. Sì, ne sono convintissima. Bisogna essere molto positivi e quindi la positività ti porta comunque a non avere, diciamo, questa cosa di. Credere al nostro sistema immunitario, perché Esatto, esatto. che può funzionare bene e dobbiamo avere fiducia di questo, aiutandolo anche, però avere fiducia, perché ripeto, la paura in realtà fa l'effetto opposto, cioè ci ammala veramente di tante cose, perché attraverso l'adrenalina e il cortisolo soprattutto abbassiamo lo stato immunitario, invece no, dobbiamo avere fiducia e fare positivamente qualcosa per proteggerci. E quindi questo è molto importante. L'ultima cosa, e poi la lascio andare, è stata veramente molto interessante parlare con lei. Sarei ore, sinceramente, perché questa sera ho appreso tantissimo da lei. Ma ecco, un canale dove qualcuno può trovarla, un contatto.
Il mio sito, che è facilissimo, www.marcellasaponaro.it, e ho anche una pagina Facebook che si chiama Ginecologia Medicina Naturale, dove possono contattarmi, mandarmi messaggi, eccetera. Ma insomma, ma anche sul mio sito direttamente ci sono tutti i miei contatti, anche il mio telefono, quindi è molto facile trovarmi. Io lavoro a Io Roma, sì. insegno spesso anche fuori, insegno anche all'estero, però diciamo fondamentalmente come medico opero nel mio studio di Roma. Anche Benissimo. io Manderò. per questo invito e per questa possibilità, naturalmente, poter parlare con le donne di tante cose può essere sempre molto utile, no? Quindi, naturalmente sono a disposizione per qualunque domanda, chiarimento che chiunque voglia farmi può farmelo sul mio sito direttamente. Io sono disponibile a rispondere a tutti i dubbi. Sono convinta perché conosco un po' lei e so chi è, quindi è sempre disponibile e carina con tutti. E poi molto 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 preparata, cosa molto fondamentale, e i risultati che ci sono stati. Quindi vi invito a contattare la dottoressa Marcella Saponaro, che è veramente una grande professionista con molta passione nel proprio lavoro. Io per il momento la ringrazio, la lascio Grazie. andare. E ci risentiamo al più presto, le do un bacio. Grazie anche a voi. Grazie mille e ciao a tutti. Ciao.